Buongiorno a tutte e a tutti, sono Francesco Caffarelli del centro di Rotario della provincia di Verona e vi do il benvenuto al settimo appuntamento del ciclo di incontri Yes We Can, No Cancer, Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, Focus sul seno e polmone. Benvenute e benvenuti a tutti, questo è il settimo appuntamento di un ciclo di webinar promosso da diversi Eurodirect su tutto il territorio nazionale, che ha l'obiettivo, come vedete, di far conoscere quello che è l'importantissimo piano europeo di lotta contro il cancro e l'impegno dell'Unione Europea per contrastare, insomma, questa malattia che affligge moltissime milioni di persone in tutto il continente. Questo ciclo di webinar si configura come un percorso sia di formazione sia di informazione che riesca a disseminare importanti conoscenze e nozioni su questa malattia, in particolare ovviamente sul cancro che affligge gli organi del polmone e del seno, quindi cercando anche di sensibilizzare, dare consapevolezza anche ovviamente in ottica preventiva, se vogliamo, quindi contribuendo al miglioramento della salute di tutti i cittadini, che poi alla fine è il principale obiettivo del policy making dell'Unione Europea. Come dicevo, questa iniziativa è organizzata da più centri di Eurodirect, in particolare il centro Eurodirect dell'Università di Chieti, l'Eurodirect del Comune di Nuoro, della provincia di Verona, da cui io provengo, il centro Eurodirect Roma Innovazione, che è operativo presso il Formez, che ospita anche operativamente e dal punto di vista infrastrutturale e digitale questo webinar, il centro Eurodirect dell'Università di Siena, del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, l'Eurodirect del Comune di Venezia, della Regione Romagna Assemblea Legislativa, nonché gli centri Eurodirect della Provincia di Campobasso e della Regione Lombardia. Questo ciclo di incontri quindi nasce su un'iniziativa di rete, una rete che, come dicevo, è distribuita su tutto il territorio nazionale, una rete che è formata da uffici di Eurodirect che sostanzialmente sono enti di vicinanza e di prossimità voluti e direttamente organizzati dalla Commissione europea e che hanno lo scopo di supportare moltissime iniziative sul territorio, sia offline sia, come in questo caso, online. Oltre ai partner organizzatori, come potete vedere, c'è una fitta rete di partner associati che supportano la diffusione dell'iniziativa e ovviamente dei suoi contenuti. Le potete leggere elencate. Si tratta di organizzazioni che danno un supporto, devo dire, decisivo a quella che è la divulgazione di questi importanti contenuti e ovviamente a tutte loro va il nostro ringraziamento. Tra queste, occorre sottolineare i partner associati che ci supportano nel riconoscimento crediti. Infatti, è possibile procedere con il riconoscimento dei crediti formativi in virtù della frequenza di ciascun webinar, grazie ovviamente al supporto di questi partner a cui va nuovamente il nostro ringraziamento. Il calendario è anche questo fitto, devo dire. Abbiamo iniziato l'iniziativa lo scorso ottobre con il primo appuntamento che si è tenuto a Roma, nella sede della Commissione europea, e ha dato il là appunto a questa serie di 10 appuntamenti che si concluderà il prossimo gennaio, il 18 in particolare, con un webinar molto interessante dedicato alla ricostruzione del seno dopo la malattia. A questo proposito, ne approfitto per ricordare l'opportunità di iscriversi anche a quest'ultimo appuntamento di gennaio sulla pagina dedicata al ciclo di webinar del portale del Formez, dove trovate tutti i link e le informazioni procedurali per iscriversi. Tra l'altro, potete trovare anche, per chi non avesse avuto l'opportunità di seguire gli scorsi appuntamenti, trovate le registrazioni di ciascuno di questi webinar. Come potete vedere, quindi, il calendario degli appuntamenti è stato ideato e definito per dare risalto a ogni aspetto che rileva nell'ambito del piano di lotta europea contro il cancro. Nello scorso appuntamento, quindi, abbiamo approfondito l'importanza dello sport e dell'arte per la prevenzione e il trattamento dei tumori. Nel prossimo, invece,
che si terrà martedì, contrariamente al solito appuntamento del giovedì, approfondiremo gli aspetti psicologici della malattia. In particolare, appunto, il prossimo 5 di dicembre approfondiremo il ruolo dello psicologo nelle diverse fasi della malattia, in primis con Giuseppe Deledda, che è il direttore dell'unità operativa di psicologia clinica del IRCCS, Sacro Cuore Don Calabria, a Verona. E poi approfondiremo aspetti particolari come la cosiddetta banca della parrucca e il rapporto molto delicato che c'è tra l'infermiere e il paziente in cura presso i Day Hospital con Claudia Pagavino. Dopodiché approfondiremo la cuffia da raffreddamento, detta Scalp Cooler, e presenteremo il portale Ion con Enzo Salzano. Veniamo però all'appuntamento odierno. Oggi parliamo fondamentalmente di finanziamenti europei nel settore della salute, quindi parliamo di soldi, ma di soldi che servono a qualcosa, contrariamente al titolo della bellissima canzone che abbiamo ascoltato all'atto dell'ingresso in questo webinar. Ecco, non vogliamo dirla come la dicevano i Dire Straits, noi vogliamo parlare di finanziamenti di risorse che hanno una specifica finalità. E infatti parleremo, approfondiremo la politica dell'Unione Europea in materia di salute, quindi in generale policy making europeo in questo settore e gli obiettivi che ha, ovviamente, quindi migliorare la salute di cittadine e cittadini, garantire la parità di accesso a un'assistenza sanitaria moderna ed efficiente per tutti i cittadini europei, nonché coordinare le gravi minacce sanitarie che possono coinvolgere, e purtroppo l'abbiamo visto molto bene negli ultimi anni, più di un paese dell'Unione Europea. Ecco, per tutti questi obiettivi esiste una pluralità di fondi, sia indiretti sia diretti, che supportano quindi le politiche in questo senso, in particolare i fondi strutturali, quindi quelli a gestione indiretta, che sono destinati alla salute, mirano a ridurre le disparità tra le regioni d'Europa, mentre invece quelli diretti cofinanziano progetti intesi a migliorare la salute delle persone e ad aiutare i paesi europei a definire sistemi sanitari innovativi e sostenibili. Per farlo, per approfondire tutti questi aspetti, ci affideremo agli ospiti e alle ospiti che ci accompagneranno nell'approfondimento dei temi specifici e ci tengo a ringraziare già ora tutte e tutti gli ospiti di oggi per la disponibilità e per il supporto che daranno alla comprensione di quest'ambito, quello dei finanziamenti europei, che non è mai semplice da affrontare. In particolare, lo faremo con Donata Franzi, professoressa dell'Università di Siena, in particolare attiva nella divisione Research and Grants Management Mission Cancer, che ci parlerà della missione cancro del programma Horizon Europe, il principale programma di ricerca e innovazione al mondo che stanzia miliardi di euro ogni anno appunto per questi obiettivi. Dopodiché, con la dottoressa Deborah Fumagalli dell'Agenzia della Commissione Europea per la salute e la digitalizzazione, approfondiremo il programma EU4Health. Dopodiché passeremo a capire quello che è il ruolo all'interno di questo programma dei punti focali nazionali, quindi quelli che sono fondamentalmente i National Contact Points di programma, e il ruolo che hanno per svolgere azioni congiunte contro il cancro. Lo faremo con le dottoresse Emanuela Vesperini e Marina Silvia Scamardo dell'Ufficio 2 Programmazione Sanitaria, professioni sanitarie, sistema informativo sanitario, dispositivi medici del Segretariato Generale del Ministero della Salute. Concluderemo quindi questo percorso con il dottor Maurizio Sabatini della Direzione Programmazione Economica Ufficio Europa della Regione Lazio, che ci racconterà quello che è il ruolo invece della rete degli sportelli Europa della Regione Lazio nell'ambito della nostra discussione odierna. Prima di lasciare la parola a tutte le nostre relatrici e ai nostri relatori, ci tengo a soffermarmi sull'ultimo aspetto interessante ai fini del nostro approfondimento odierno, cioè il fatto che sul portale del Formez è possibile accedere a proposito di finanziamenti, ovviamente, a due portali molto utili per il reperimento di informazioni su programmi e bandi europei di finanziamento. Sul primo portale che vedete linkato in alto,
Quindi potrete reperire informazioni sulla scadenza dei bandi europei e sugli obiettivi e le priorità che ciascuna opportunità intende supportare. Un vero e proprio scadenziario sempre aggiornato su quelle che sono le call for proposals. Dopodiché, invece, nel secondo link è possibile trovare approfondimenti sui programmi, quindi sulla programmazione generale con cui l'Unione Europea eroga fondi a favore dei territori, cittadini e imprese e l'organizzazione di questa programmazione in programmi di settore, tra cui sicuramente troverete adesso, non è elencato perché l'elenco è veramente lungo, vi invito ad andare su questo portale e lo vedrete con i vostri occhi, però ci sarà anche ovviamente EU4Health. Sono due strumenti molto semplici da consultare e allo stesso tempo utili per orientarsi in questo mondo dei finanziamenti che offre un quantitativo tale di opportunità e iniziative che richiede ovviamente riferimenti sempre chiari e precisi. Detto questo, non voglio dilungarmi oltre, non mi resta che ringraziare nuovamente per l'attenzione e lascio la parola alle nostre relatrici e ai nostri relatori. Non prima di avervi invitato a seguire anche l'Eurodirect di Verona ai contatti che vedete in sovraimpressione, come si diceva un tempo. Detto questo, vi ringrazio di nuovo e lascio la parola alla professoressa Franzi dell'Università di Siena, Divisione Research and Grants Management, Mission Cancer, che ci presenterà la Mission Cancer del programma Horizon Europe. Benvenuta, professoressa Franzi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e complimenti intanto per questa iniziativa davvero, davvero molto interessante. Una piccola precisazione, io non sono una docente universitaria, io sono un tecnico amministrativo e mi occupo di supporto ai ricercatori e ai docenti che sono ovviamente interessati a promuovere la propria ricerca e ricercare fondi. E quindi ovviamente li aiuto, per così dire, nell'individuare l'occasione di finanziamento più idonea ai loro interessi, e poi insieme ovviamente a me lavora anche un team di altre 6 persone, definiamo assieme appunto la proposta progettuale e diamo anche una mano in caso di, diciamo, in caso di successo, quindi se riusciamo ad ottenere ovviamente il grant dalla Commissione europea, come anche da diversi donor nazionali e regionali. Nello specifico io in realtà però nasco nell'ambito della progettazione europea, ho lavorato sulla programmazione dei fondi diretti, soprattutto dell'UE, sin da quando ero, insomma, così neolaureata, è stata una delle mie prime esperienze di lavoro. Sono specializzata in diritto comunitario e ho avuto diverse esperienze anche di lavoro all'estero, sempre in questo ambito, quindi è qualcosa di cui mi occupo molto, molto volentieri. Oggi vi parlerò un po' di Horizon Europe e delle mission, tra cui in particolare la Mission Cancer. Alla fine delle slide vi ho lasciato comunque la mia email e potete tranquillamente scrivermi per qualsiasi dubbio, richiesta di approfondimento o perché no anche, qualora vi dovesse venire così, cioè così questa presentazione mi dovesse far venire voglia di ricerca partner per pensare magari a delle proposte progettuali da presentare assieme, perché no? Ora, il programma Horizon Europe, spero di non ripetermi, non credo che nel corso dei webinar si sia già parlato, però secondo me è un'introduzione doverosa ricordare che questo programma nasce, per così dire, un po' sulla spinta anche della crisi pandemica e di questa risente molto perché ovviamente è una crisi che ha messo in evidenza aspetti diciamo critici dal punto di vista economico, sociale, oltre che della salute e dei sistemi sanitari europei. È una crisi climatica che ha portato praticamente la società europea a ripensare, a comunque a capire della necessità di ripensare quello che è il proprio modello di crescita. E la chiave di volta, secondo diciamo, la policy che sta dietro anche proprio alla programmazione di Horizon Europe, quindi ciò che ci può consentire di migliorare nel futuro è favorire a livello ovviamente europeo, quindi macro, tramite non solo ovviamente Horizon Europe, una transizione verde più giusta, più equa, ma che sia anche una transizione digitale. Questi aspetti li ritroveremo anche nella programmazione delle call, quindi dei bandi che riguardano nello specifico il cancro, perché ovviamente sempre più, l'avrete visto sicuramente in occasione del primo
webinar sul piano di lotta europea al cancro si collega ormai in un approccio, se vogliamo dire così, One Health, ambiente, salute umana e salute animale. E quindi inevitabilmente questi aspetti, finalmente, insomma, direi anche sono, si è capito che sono estremamente collegati e quindi anche tutta la programmazione dei fondi, per così dire, risente di queste priorità. Dico questo perché è fondamentale quando poi si approccia alla scrittura di un progetto europeo, mettere dentro alla propria proposta quelle parole chiave che sono proprio alla base della policy europea, quindi dimostrare di conoscere anche il framework politico entro cui si muove e si sviluppa diciamo l'iniziativa europea, ovviamente, ma anche la nostra piccola poi iniziativa, che è l'iniziativa più progettuale, più, ripeto, più limitata, ma comunque rilevante. Quindi dobbiamo sempre avere, come dire, come riferimento il framework politico sovranazionale, in questo caso, che deriva appunto dalla Commissione europea e dai suoi paper, dalle sue pubblicazioni, dalle comunicazioni che periodicamente lancia in uno specifico settore, in questo caso nel settore health. Tutti questi aspetti sono evidenziati in quello che è il piano strategico di Horizon Europe, che è stato definito per gli anni che vanno dal 21 al 24. Ora, dico subito che Horizon Europe, come un po' tutta la programmazione dei fondi a gestione diretta europea, ha durata di 7 anni, quindi settennale. Segue praticamente la vita di quello che è il framework finanziario comunitario. Il bilancio comunitario viene definito inizialmente per 7 anni e quindi definisce già le poste e disponibili di budget per tutte le iniziative che la Commissione andrà a finanziare, tra cui anche appunto questi finanziamenti. Il piano strategico invece ha una durata un po' più limitata, definisce quelle che sono le priorità nel periodo 21-24. Ora siamo già nella fase di discussione del periodo che va dal 25 al 27 e vi dirò di più, si sta anche già cominciando a parlare del prossimo Horizon Europe, cioè del decimo programma quadro, quello che avrà vita dal 27 in avanti. È stato definito già un gruppo di lavoro a livello comunitario che dovrà definire quelle che sono le macro priorità della prossima programmazione. Quindi siamo già avanti in termini di definizione di priorità strategiche per i prossimi anni. Ora vado un po' più veloce su questi aspetti, tanto vi lascio appunto tutto. L'importanza, ripeto ancora, di avere come riferimento framework politici molto chiari, c'è lo European Green Deal, oltre quindi al piano di lotta europea contro il cancro, c'è il Green Deal europeo sull'ambiente, fondamentale, e poi appunto tutto questo si riverbera nell'organizzazione del programma Horizon Europe, che è articolato in pilastri, in cui un aspetto fondamentale nel pilastro 2 è la parte dedicata ad Health, dove potrete nei prossimi tempi anche individuare le possibilità diciamo, di fondi disponibili per il settore Health, quindi anche nello specifico sul cancro. Io ho fatto proprio una verifica tra ieri sera e stamattina, purtroppo al momento non ci sono call aperte, siamo in attesa delle prossime a far data 2024 e poi a breve avremo anche la documentazione specifica relativa al periodo 25-27. Queste call vengono pubblicate nell'ambito di piani di lavoro di durata biennale, cosiddetti work program, quindi tra poco si conclude il piano di lavoro 23-24 e a breve avremo appunto un nuovo piano di lavoro 25-27, quindi con le nuove call disponibili. Ci sono altre opportunità, nel senso che la ricerca di base, la ricerca completamente bottom-up può essere anche proposta nell'ambito di Horizon Europe, non è necessario che sia la Commissione europea a dirci qual è la priorità del nostro progetto. Possiamo proporre la nostra idea di ricerca anche stando per esempio sul primo pilastro, quindi nell'ambito delle iniziative Marie Curie e dello European Research Council. Ora vado un po' veloce, vi ho lasciato delle slide sintetiche appunto proprio su di Horizon Europe, sull'approccio che come dire, sottostà in particolar modo al secondo pilastro, ma ripeto, per voi interessati a questo tema fondamentale è il capitolo dedicato ad Health. Dopo, se possibile, vorrei far vedere un link da cui poter accedere un po' a tutte le informazioni di dettaglio sulle call e quindi una sintesi anche dei macro argomenti trattati nei vari capitoli del secondo pilastro. Questo invece è appunto il primo sulla ricerca di base, come vi raccontavo. Però ecco, la ricerca di base ovviamente fa molto università, centri di ricerca, quindi
Se ben capisco, qui abbiamo prevalentemente la presenza di associazioni, di stakeholder, di esponenti magari diciamo, di autorità regionali, di autorità locali. Importantissimo il vostro ruolo, soprattutto nei progetti del secondo pilastro, quindi dell'area ELT, dove invece la richiesta della cittadinanza è sempre più voluta e apprezzata dalla Commissione europea. Andiamo alle mission. Le mission cosa sono? Le mission per certi versi stanno un po' attorno al programma quadro, non ne fanno proprio parte, non è esattamente un pilastro di Horizon Europe, ma sono delle macro iniziative europee, che ambiscono, per così dire, a far fare rete tra diversi progetti, tra diverse iniziative. Questo al fine di massimizzare i risultati che ogni singolo progetto di ricerca può ottenere. Ok? Quindi, se con un finanziamento a un progetto otteniamo 10, mettendone assieme diversi, possiamo arrivare a 100. Quindi possiamo valorizzare, sfruttare al meglio i risultati che le singole iniziative di ricerca possono effettivamente portare. Quindi si adotta questo approccio, delle mission, cosiddetta Mission Oriented Research. La definizione viene da Mariana Mazzuccato e l'idea è appunto quella di fare dell'Unione Europea una potenza in termini di, diciamo, non solo economici, ma soprattutto una potenza basata sulla conoscenza, valorizzando appunto tutto quello che c'è stato, che è stato finanziato negli anni, dall'UE, ma anche ovviamente le nuove iniziative che potranno essere, finanziate. C'è proprio la Commissione europea che dice appunto le missioni sono un nuovo modo di portare delle soluzioni concrete a delle sfide rilevanti e importanti per la società europea. E di mission ne abbiamo diverse, in realtà ne abbiamo cinque, quella dedicata al cancro è solo una di queste, importante ovviamente visto appunto tutto il framework politico dettato dal Green Deal e dalla transizione verde e digitale, anche le altre come quelle strettamente dedicate all'ambiente e appunto al benessere della vita in contesti urbani, per esempio, e soprattutto quindi anche il benessere del cibo, della salute dei suoli, del mare e così via. Sono ovviamente tra loro tutti strettamente collegate, ok? Il benessere umano, quello che interessa in primis. Nel caso della Mission Cancer, quindi si trae ispirazione dal piano di lotta contro il cancro, che ben conoscete, e quindi viene evidenziato come effettivamente questo problema impatta, riguarda in realtà poi tutti noi, purtroppo. E quindi è importante che appunto l'intera società europea quindi adotti dei nuovi comportamenti, delle nuove politiche che possono effettivamente consentire di sconfiggere il cancro entro il 2030 o comunque quantomeno insomma, definire delle, diciamo, delle strategie che possono consentire quantomeno di arginare. Quindi prevenire il più possibile, ma soprattutto anche diagnosticare in tempi utili, curare nel migliore dei modi. E infatti le aree, diciamo, prioritarie della Mission Cancer sono poi quelle che ritroviamo anche nel piano europeo di lotta contro il cancro, no? La prevenzione, la early detection, la diagnosi e soprattutto il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e delle famiglie dei pazienti. Quindi in sostanza, lo vedete ancora una volta, l'idea della Commissione europea è quella di mettere assieme più iniziative, quindi più sforzi congiunti in una stessa direzione per poter arrivare quindi ad una migliore comprensione delle cause del cancro, una diciamo, diagnosi precoce. E una ottimizzazione dei trattamenti e ovviamente un miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da cancro e delle loro famiglie. Importante, vi consiglio anche di leggerlo, è il piano di implementazione della European Mission dedicata al cancro. Ogni mission ha un suo piano di azioni che quindi prevede lo sviluppo dal 21 al 27 di una serie di iniziative che trovate appunto qui citate, quindi un piano anche di, come dire,
il modo in cui vengono articolate alcune iniziative anche direttamente portate avanti dalla Commissione europea nel corso del tempo. Per esempio, importante per i ricercatori l'accesso ai dati, la piena condivisione dei dati e quindi poter mettere assieme più risultati delle ricerche in un contesto completamente open di accesso ai dati e ai risultati della ricerca. In questo caso, quindi, la creazione di una piattaforma europea come un CAN entro il 2023 è qualcosa che può facilitare appunto gli sforzi di ricerca sul cancro, oppure la creazione di una rete, anzi di infrastrutture di ricerca dedicate al cancro entro il 2025 è un altro aspetto che può consentire di massimizzare i risultati della ricerca. Allora, fondamentalmente quindi quattro aree di intervento per quanto riguarda la Mission Cancer: understanding, prevention, diagnosis and quality of life. Quindi comprensione, prevenzione, diagnosi e miglioramento ovviamente della qualità della vita per chi è affetto da cancro. Quindi intanto tutto ciò che viene finanziato nell'ambito della mission ambisce a migliorare la comprensione dello sviluppo del cancro, quindi con un approccio, ripeto, ampio, guardando all'ambiente, agli stili di vita e così via, politiche a favore della prevenzione del cancro, miglioramento dei sistemi di diagnosi, intanto, consentendo anche poi ovviamente un accesso equo a questi trattamenti, e poi miglioramento della qualità, della vita e soprattutto accelerazione della, trasformazione digitale dei sistemi, sanitari. Ripeto, digital transition insieme alla green transition sono un elemento chiave di questa programmazione 21-27 degli interventi della Commissione europea. È una serie quindi di azioni che possiamo racchiudere in queste azioni chiave. Queste azioni chiave sono quelle che sono state in sostanza oggetto delle prime call della Mission Cancer. Attualmente non ci sono call aperte. Prima appunto chi ha introdotto questa giornata ha parlato del sito del Formez. Io vi rimando anche a questo sito che è il portale della Commissione europea, dove tra l'altro potete con una semplice ricerca di parole chiave verificare quelle che possono essere le call aperte in ambito Horizon Europe, ma in realtà nell'ambito di tutte le iniziative a gestione diretta della Commissione europea, quindi anche EU4Health di cui si parlerà dopo. Le call, ripeto, al momento sono chiuse. Vi ho lasciato questa slide più che altro per farvi vedere un po' di che tipologia di progetti parliamo. Cioè, per esempio, sulla prima call, che era quella dedicata agli aspetti della prevenzione, abbiamo per esempio una disponibilità di budget di 36 milioni, insomma, si prevedeva di finanziare dei progetti di dimensione tale per cui si va da una dimensione minima di 7 a una dimensione più ampia di 12 milioni per progetto e finanziare fino a 4 progetti. Sono cioè dei progetti che non sono ovviamente per loro dimensione piccola, limitata a un determinato territorio. Fondamentale questa tipologia di progetti. Ovviamente sono progetti collaborativi, progetti che coinvolgono diversi attori da diversi paesi europei e non, e attori che sono all'interno del progetto per la loro expertise, per il loro interesse, quindi perché sono portatori di interesse su un tema specifico, ma soprattutto perché sanno quello che devono fare in base ad una call, a un bando ben definito in cui le azioni, le priorità e gli impatti attesi sono dettati direttamente dalla Commissione europea. Ok? Quindi qui c'è poco spazio per la fantasia, mettiamola così, ma diciamo poi bisogna essere bravi a declinare quelle che sono, diciamo, appunto le priorità indicate dalla Commissione europea in un piano di azione serio, concreto, che può essere portato avanti. Quindi sono iniziative, diciamo, di una certa portata, rilevanti, per cui ecco, di dimensione di call veramente, veramente importanti. E questo stesso approccio vale anche per quei progetti del secondo pilastro di Horizon Europe in ambito health, di cui vi ho parlato un po' all'inizio. Vi ho detto della possibilità di partecipare a queste iniziative da parte di soggetti diversi, importanti. I documenti importanti sono i programmi di lavoro in cui trovate la descrizione delle call, scusate,
che hanno durata biennale, quindi per le mission c'è il programma di lavoro 23-24, che però per ora prevede soltanto call 23 che sono già chiuse, quelle che vi citavo poco fa, e dove però trovate tutte le indicazioni che vi servono per poter partecipare. I paesi dove cercate i vostri partner, perché abbiamo detto che non bastiamo da soli, occorrono almeno 30 da tre paesi diversi e il numero minimo non basta, bisogna essere un po' più, diciamo, presenti con un partenariato un po' più ampio e potete cercare i vostri partner non solo, non esclusivamente sul territorio dell'Unione Europea, ma anche per esempio nei paesi che sono candidati all'ingresso dell'Unione Europea o che sono dell'immediato vicino, diciamo, l'area di vicinato dell'Unione Europea. Abbiamo ancora un po' situazioni, per così dire, in divenire. Da poco invece c'è la bella notizia della piena adesione del UK nuovamente al programma europeo. No, sapete che dopo la Brexit ovviamente si parla di paese extracomunitario anche nel caso dell'Inghilterra e ecco la situazione è un po' diversa nel caso dei programmi per la ricerca. Quindi UK adesso è direttamente ammissibile a questa tipologia di programmi e di iniziative. Ok, potete anche ovviamente utilizzare delle guide, gli Horizon Europe Program Guide, per capire come strutturare anche il vostro progetto e ovviamente anche come affrontare tutto il capitolo sui costi e sulla definizione poi del budget, che abbiamo visto è una componente importante e rilevante. Io volevo, se possibile, far vedere il link del Funding and Tender Portal, chiedo supporto in questo senso. Non so se Dottoressa, posso. lo mettiamo in chat, dottoressa. Va bene, allora glielo copio. Grazie. Ok, così potete vederlo tutti. Se provate a cliccare su, vedrete, la prima cosa che vi si apre è appunto Find Calls for Proposal and Tenders e qui con una ricerca di parole chiave riuscite davvero a vedere quelle che sono le call aperte per cui potete applicare, ma anche quali sono quelle chiuse o quelle previste, forthcoming, quelle cioè che tra poco si apriranno e quindi vi consentiranno di presentare un progetto. Saperlo prima è sempre molto utile perché vi consente poi di poter programmare la vostra attenzione e la vostra azione appunto progettuale che avete capito, insomma, non sono progetti piccoli, banali da scrivere, sono progetti veramente molto, molto, molto complessi. Ora, mi rendo conto di aver fatto una super carrellata su un tema molto, molto, ampio che meriterebbe sicuramente molto più approfondimento. Se ci sono domande, credo di aver finito il tempo, giusto? Sì, no, ancora un po' di tempo a disposizione, ma ne approfitto a questo punto, dottoressa Prego. Franzi, per chiederle un paio di domande che ci sono arrivate. La prima ci chiede, Alberto Di Mulo, cosa cambia in particolare la partecipazione in forme diverse per gli Mi obiettivi di scusate un contesto della attimo. mission? Sì, prego. Aspetta, non ti posso rispondere, sto parlando alla conferenza. Bello della diretta. Scusatemi, era quella urgenza di cui vi parlavo poco fa. Portate pazienza. Ok. Niente, no, ripeto la domanda che ci è pervenuta Sì. da Alberto Di Mulo. Cosa cambia in particolare la partecipazione in forme diverse per gli obiettivi di comprensione della Mission Cancer? Allora, cosa cambia in termini di partecipazione come ente? Presumo di sì. Per gli obiettivi di comprensione della Mission Cancer. Allora, fondamentalmente la cosa, diciamo, importante quando siamo davanti ad una call di questo tipo è capire dove ci situiamo, cioè chi siamo noi, se facciamo parte di quegli attori di cui sta parlando l'ente finanziatore intanto. E quindi capire effettivamente se siamo i gruppi target di un certo tipo di intervento, se siamo i portatori di interesse, nel caso per esempio una call possa prevedere la definizione anche di una nuova policy o di una nuova tipologia di trattamento terapeutico, perché no?
Oppure se ovviamente siamo noi diciamo quelli chiamati a delivery, cioè a consegnare alla fine del progetto un nuovo farmaco, una nuova politica e così via. Quindi bisogna capire intanto di quali soggetti parliamo, quindi noi chi siamo e qual è la nostra, cos'è che ci caratterizza intanto come expertise forte. Quindi in primis la nostra, diciamo, specializzazione, qual è? E poi a questo punto rispondere ovviamente per quello che sappiamo fare. Ora, queste call qui sono davvero molto ampie e complesse, per cui è difficile, come dire, se non ci siamo già approcciati in precedenza a una progettazione di questo tipo, essere chiamati a lavorare magari come coordinatori di una proposta. Il più delle volte è possibile se siamo, per esempio, membri di un'associazione o di un gruppo di portatori di interesse, che si venga chiamati magari da altri, dagli enti di ricerca che insistono sul nostro stesso territorio, dagli enti locali, per entrare appunto in una accordata e quindi coprire il nostro piccolo, ma comunque importante pezzo di attività. Perché la cosa importante in call di questo tipo è che appunto più attori ci sono, in funzione di diverse competenze, di diverse expertise, di un diverso saper fare, perché è l'unico modo per poter raggiungere quell'impatto atteso che l'ente finanziatore si aspetta ovviamente di ricevere dal team, mettiamola così, dal partenariato che poi in realtà andrà a finanziare. Non so se ho risposto, spero. Direi molto chiaro, devo dire logiche che ritroviamo anche in altri programmi su altri settori. Diciamo che la programmazione europea in generale va a favorire quella che è la formazione di rete e la collaborazione ai fini dell'esaltazione e valorizzazione delle specifiche competenze ed esperienze di ciascun partner. Se mi permette, le rubo un altro minuto per farle Sì. la seconda e ultima domanda che ci è pervenuta. Ci chiedono, ci sono dati sulla presenza di progetti italiani finanziati nell'ambito di Mission Cancer e quali sono, se ha informazioni in questo senso, i paesi più capaci di attrarre risorse? Allora, non abbiamo lato Mission Cancer, non abbiamo ancora tanti dati. Io appunto stamattina, visto se avevamo già la lista dei progetti approvati, non c'è. Considerate che queste corse sono chiuse in aprile, solitamente fine aprile più o meno. Queste call richiedono un periodo di valutazione di, diciamo, 6 mesi, poi c'è una fase in cui diciamo, i consorzi che hanno vinto vengono chiamati a negoziare con l'ente finanziatore i termini contrattuali per poter portare avanti poi il progetto, per cui l'avvio vero e proprio dei progetti e quindi la vera e propria conferma dei progetti che poi prenderanno avvio da qui in avanti, secondo me l'avremo nei prossimi mesi. L'Italia però comunque non si sta comportando male nell'ambito più ampio di Horizon Europe, ero di recente a Roma, alla conferenza nazionale dell'Agenzia per la promozione della ricerca europea in Italia, e l'Italia sostanzialmente si assesta intorno al quarto posto, ovviamente sempre dietro magari alla Germania, alla Francia, alla Spagna, che sono i nostri competitor, e quindi per fortuna che non c'è più la Gran Bretagna, direbbe qualcuno, almeno non c'è stata fino a qualche mese fa, perché se non eravamo qui. Vabbè, però insomma, comunque sono dati, come dire, che confermano anche il nostro andamento nella precedente programmazione di 7 anni, insomma, dei precedenti, quindi in Horizon 2020, prima il programma si chiamava appunto Horizon 2020, e come dire, sono aree di intervento comunque rilevanti. L'Italia è molto presente, soprattutto i ricercatori italiani, forse più che l'Italia, nel primo pilastro ricerca di base. Ripeto, l'ambito ricerca è fondamentale, il primo pilastro è fondamentale con le iniziative dello European Research Council, in particolar modo delle Marie Curie, e non da ultimo anche le infrastrutture di ricerca. E forse performa un po' meno su quello che è il secondo, un po', insomma, non benissimo, lato pilastro centrale, quindi il pilastro 2, che è settoriale, che è caratterizzante per alcune tematiche, però comunque non mi sento di dire che l'Italia stia andando male in questa programmazione. Penso anche sia anche un po' presto per tirare le Certo. somme. Quindi credo che potremmo avere anche dei buoni risultati lato mission. Adesso poi guardiamo davvero quando avremo i risultati e i progetti approvati. Benissimo, dottoressa Franzi, io allora la ringrazio moltissimo per questo contributo prezioso. Non è facile ovviamente spiegare un Grazie a voi. programma
imponente come Horizon Europa in poco tempo, ma è stata assolutamente in grado di veicolare informazioni molto importanti sul programma e in particolare sulla mission Cancer. Grazie di nuovo. Io ti E ringrazio io molto e vi invito davvero a scrivermi, e invito tutti ovviamente a scrivermi in caso di dubbi e approfondimenti, ripeto, o perché no, eventualmente, per anche opportunità, insomma, da esplorare assieme. E, avete eventualmente anche il mio numero di telefono come organizzatore, se c'è qualcosa da qui alla fine della conf potete tranquillamente chiamarmi e mi ricollego, va bene? assolutamente, grazie di nuovo, dottoressa Faradi. Grazie, grazie, scusate ancora. Buona giornata e un buon webinar a tutti. A presto. A presto, grazie. Ora passiamo la parola alla dottoressa Deborah Fumagalli della Health and Digital Executive Agency della Commissione Europea, che, come vi dicevo, ci presenterà il programma EU4Health. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno. Eccoci Vi qui, ringrazio. prego, le Posso lascio la sua iniziare? parola. Mi sentite? Ok, grazie, vi ringrazio molto per l'invito e per la possibilità di parlare sia di ADEA che del programma EU4Health. Quindi, allora, vi faccio vedere il sommario delle mie presentazioni, quindi parlerò un po' del ruolo di ADEA, del programma EU4Health, anche dei meccanismi finanziari, poi vi darò qualche informazioni utili, dei link utili e che danno importanti fonti di informazioni e poi c'è un focus sul cancro, quindi parleremo un po' in particolare sul cancro. Allora, iniziamo dicendo che cos'è ADEA. Allora, ADEA è l'Agenzia Esecutiva Europea per la Salute e il Digitale. Questa agenzia si trova a Bruxelles e lavora a stretto contatto con le direzioni generali. In particolare la mia unità lavora in stretto contatto con la Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare, quindi DG Sante. C'è però una differenza tra quello che è il ruolo delle direzioni generali e quello che è il ruolo delle agenzie esecutive, che potete vedere in questa slide. Quindi le direzioni generali si occupano soprattutto di definire le politiche europee e anche di scrivere i programmi di finanziamento per i progetti europei, mentre le agenzie esecutive, come appunto ADEA, ha il ruolo soprattutto di implementare il programma e anche poi di gestire i progetti che vengono selezionati durante le varie calls. Allora, noi gestiamo diversi tipi di programmi, quindi gestiamo dei programmi sulla salute, sull'alimentazione, sul digitale, l'industria e lo spazio. Tuttavia oggi ci focalizzeremo sui programmi relativi alla salute. La collega quindi ha già parlato di Horizon Europe e delle missioni, in particolare la missione sul cancro. Io Dottoressa Fumagalli, mi focalizzerò più mi sul scusi, programma riceviamo qualche segnalazione di malfunzionamento del microfono. Le chiedo se può provare ad allontanarlo leggermente, se è possibile, vediamo se migliora la qualità dell'audio. Grazie. Provi a così riprendere, un po' proviamo a fare il possibile. così un po' meglio, spero. Ok, quindi dirò che appunto sì. Allora mi focalizzerò appunto sul programma EU4Health, spero senta meglio, mi dispiace per questo. Allora, il programma EU4Health, quindi rispetto all'Horizon Europe, che è più sulla ricerca, il programma EU4Health si focalizza soprattutto sulla salute pubblica. Allora, il programma EU4Health è il più grande programma per promuovere la salute in tutta l'Unione Europea e quindi rappresenta una risposta alla pandemia di Covid, però va oltre e cerca anche di affrontare la resilienza dei sistemi sanitari europei e anche di contribuire a un'Europa più in salute. Allora, questo è un programma ambizioso. Allora, sì, posso togliere, ma non credo. Ok, posso provare a togliere le cuffie. Mi sentite così? Mi sentite meglio? Purtroppo non c'è molta differenza, ecco, quindi direi che dobbiamo Così mi sentite semplicemente provare meglio? a fare pazienza e andare avanti con la Ok. presentazione. Ok, allora rimetto, sì, mi scuso, ma è il collegamento Sì. purtroppo. Ho rimesso il microfono. Mi sentite così? Ok, va bene.
Allora, poi comunque avrete le slide e sono disponibili proprio per qualsiasi domanda, però appunto avrete anche le slide che potete consultare. Quindi, riguardo appunto U4Health, ha quattro obiettivi principali, che sono quello di migliorare e promuovere la salute nell'Unione Europea, di affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere, di migliorare l'accesso ai medicinali, ai dispositivi medici e la scienza e i prodotti relativi alle sanitarie e anche di rafforzare i sistemi sanitari, la loro resilienza e anche l'efficienza delle risorse. Il programma poi si focalizza su alcune aree di intervento, che sono cinque, che sono la preparazione alle crisi sanitarie, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, i sistemi sanitari e il personale sanitario, poi il digitale e di rilevanza per l'audience di oggi e anche questo interesse e attenzione particolare trasversale al cancro. Allora, ADEA implementa il programma U4Health basato su dei programmi che sono annuali. Come diceva la collega prima, allora, il programma U4Health è un programma che dura 7 anni, però noi lavoriamo su dei programmi annuali, quindi Horizon Europe lavora più su dei programmi che durano 2 anni, mentre noi veramente su dei programmi annuali. Quindi attualmente il programma che è ancora in vigore è il programma 2023. Il programma 2024 non è ancora disponibile, dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni, quindi dovrebbe essere disponibile presto. Vi consiglio, allora qui c'è il link per consultare il programma 2023, ma presto appunto il programma 2024 sarà disponibile e questo è un documento molto importante, quindi oltre al documento del programma in generale, consultare il programma annuale è molto importante perché contiene tutte le informazioni sui topic che verranno affrontati durante l'anno e per le call che verranno aperte durante l'anno. Quindi è veramente un documento molto importante che vi consiglio di consultare. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari che vengono supportati dai programmi, ce ne sono soprattutto due, quindi che si chiamano grant e procurement, quindi per grant intendiamo le sovvenzioni a progetti, mentre per i procurement intendiamo le gare di appalto. E questo, come veniva detto prima, parliamo di management No, io credo diretto. che il problema sia Quindi più in volete togliere natura sui il browser, quindi continuerei con l'attuale assetto perché abbiamo però visto prima che non diciamo ci che non si sentiva sono meglio. miglioramenti tali da giustificarlo. Grazie. Ok, continuo. Esatto, quindi ok, perfetto. Allora, per quanto riguarda i grants, quindi come dicevamo le sovvenzioni, molto brevemente, queste sono delle donazioni che servono a finanziare un'azione che serve a supportare gli obiettivi dell'Unione Europea e delle policy europee, oppure per il funzionamento di un'entità e in particolare delle organizzazioni non governative. Ho anche qui slide dove si possono vedere i diversi tipi di grant, quindi ci sono dei grant che vengono dati in modo diretto a delle entità come possono essere gli stati membri e quindi qui parliamo di joint action o azioni congiunte, le colleghe poi mostreranno degli esempi, oppure dei grant diretti a delle organizzazioni internazionali. L'interesse per l'audience di oggi sono soprattutto però quelle che si chiamano appunto le open call for proposals, che sono aperti a diversi tipi di entità, quindi università, centri di ricerca, organizzazioni non governative, ospedali, dipende, ogni call e ogni topic ha delle specificità che devono essere poi appunto controllate, ma questo appunto poi permette di applicare per progetti che poi vengono selezionati tramite, diciamo, una competizione in base ai loro meriti. E poi abbiamo, come dicevamo prima, i procurement, che quindi sono praticamente le gare, sono gli appalti, e quindi questo consiste in comprare del lavoro, degli studi o dei servizi da parte della Commissione europea, che poi è anche proprietaria dei risultati di questo lavoro. Per quanto riguarda le informazioni riguardo a questi, diciamo, sia alle sovvenzioni che agli appalti,
Questi sono i siti più importanti dove potete trovare le informazioni. Come già stato detto prima, per quanto riguarda quindi le grant, quindi le sovvenzioni, il portale più importante è il Funding and Tender Portal, quindi già stato prima condiviso un link, poi vi farò vedere una schermata relativa a questo. E poi invece per quanto riguarda i quindi le gare di appalto, il portale più importante si chiama e-tendering, e poi vi invito anche a consultare il sito di Adea dove ci sono molte informazioni. Adesso vi farò vedere appunto brevemente delle schermate. Allora, questa è la schermata del Funding and Tender Portal dove potete trovare molte informazioni sia riguardo appunto le call che sono disponibili, le informazioni relative alla call, quindi qui avete tutti i documenti che potete trovare e anche potete fare la commissione dei progetti tramite questo portale. Avete anche delle informazioni sui progetti che sono già stati approvati, anche questo è molto importante, così potete anche rendervi conto del tipo di progetti che sono stati approvati, che sono appunto al momento attivi. Poi, invece, come dicevo prima, per quanto riguarda le gare di appalto, questo è invece il portale che si chiama e-tendering, anche questo è il portale tra cui poi possono essere inviate le varie proposte, e anche su questo portale trovate le varie informazioni, quindi è sempre molto importante accedere a tutti i documenti, leggere attentamente tutte le informazioni e le specificità di ogni gara di appalto oppure di ogni call per proposte. E adesso volevo parlarvi anche brevemente del nostro sito, quindi del sito di Adea, perché anche il sito di Adea contiene molte informazioni sia sui programmi supportando, ma anche sulle varie calls che abbiamo, quindi per proposal, per tenders, e in particolare volevo parlare degli eventi anche che vengono organizzati, perché organizziamo anche delle sessioni informative, quindi noi ci occupiamo, nella mia unità ci occupiamo soprattutto di calls for proposal, quindi di sovvenzioni, di progetti, e quindi ogni volta che c'è una nuova call che è aperta, ci sono queste di informazioni che danno tutte le informazioni relative ai vari topic che vengono affrontati e che vengono presentati, e poi sono anche delle informazioni più generali che vengono date riguardo a come fare l'application, si danno dei suggerimenti sulle proposte, su come le proposte vengono strutturate, su come le proposte verranno valutate. E importante, vi volevo dire che se consultate il nostro sito sotto eventi, vedete anche gli eventi che sono già stati fatti precedentemente e ci sono anche tutte delle materiali disponibili appunto che potete consultare. Quindi vi invito veramente a guardare, questo era per esempio per una call aperta nel 2023, però potete consultare questo materiale perché alcuni dei principi che vengono spiegati sono anche applicabili per altre calls. Come diceva la collega precedentemente, al momento non ci sono delle call aperte, per quanto parliamo delle sovvenzioni non ci sono, perché appunto dobbiamo aspettare l'implementazione dell'anno program 2024, quindi questo diciamo a partire dall'anno prossimo ci saranno nuove call disponibili. Adesso vi parlo invece un po' di più sul cancro, quindi allora, per quanto riguarda il cancro, come è stato detto, il cancro è una delle principali priorità della Commissione europea nel settore sanitario e in particolare diciamo che il piano europeo di lotta contro il cancro è veramente un impegno politico per cercare di combattere il cancro, di supportare gli stati membri per migliorare il controllo e migliorare le cure sul cancro e anche per cercare di dare all'Europa una posizione di leader nella lotta contro il cancro. Come è stato detto precedentemente, allora insomma, il piano europeo di lotta contro il cancro si concentra sull'intero percorso della malattia, quindi questo è molto importante, quindi si va dalla prevenzione, dalla diagnosi precoce, al trattamento e anche importante al miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti. Allora, per quanto riguarda i fondi, quindi i fondi sono anche qui fondi importanti, parliamo di 4 miliardi di euro per tutto diciamo, il programma, quindi per i 7 anni, e in particolare dal programma EU4Health ci saranno 1,25 milioni che saranno dedicati appunto ad azioni nel contesto del piano europeo alla lotta contro il cancro. Allora, in questa slide potete vedere
una, diciamo, un overview di tutti i progetti che sono al momento insomma, ongoing nelle varie aree di intervento, di prevenzione, la diagnosi precoce, il trattamento e la qualità di vita, e anche in base a tipo, quindi si parla di progetti che sono stati selezionati con una, tramite una call competitiva, oppure di azioni congiunte, oppure di sovvenzioni che sono state date direttamente a delle organizzazioni internazionali. Allora, vedete, ce ne sono parecchie. Allora, queste sono quelle appunto che sono già, che sono attive al momento, ma a breve, soprattutto a gennaio, ce ne saranno altre che partiranno, e quindi a gennaio avremo quasi, insomma, più di 35 azioni che sono attive, quindi un alto numero di azioni. Ora vi volevo parlare in particolare di un'azione, giusto per dare un esempio, quindi questa è un'azione che fa parte, insomma, dell'ultimo pilastro, che è quello del miglioramento della qualità di vita per i pazienti sopravvissuti. Questo progetto si chiama Eucaia SNET ed è il network europeo dei giovani pazienti sopravvissuti al cancro. Quindi l'obiettivo di questo progetto è quello di stabilire un network di questi giovani pazienti, sviluppando una piattaforma virtuale interattiva. Quindi questo progetto ha una durata di 2 anni, quindi terminerà l'anno prossimo, alla fine di agosto, ha un costo totale di 6 milioni con un contributo dal programma YouForHealth di 5 milioni, quindi vedete, un programma importante, ha molti beneficiari e, diciamo, ha beneficiari che partecipano da 18 stati europei, quindi è un consorzio abbastanza importante, e lo scopo di questo progetto è quello di migliorare veramente la qualità di vita di questi pazienti, creando questo, diciamo, questo, come abbiamo detto, una piattaforma che dà sia la possibilità di migliorare la conoscenza riguardo il cancro, soprattutto il cancro che colpisce giovani pazienti, ma anche di provare, di dare una comunità, un modo per mettere in contatto questi pazienti. Questa è stata una richiesta molto importante, perché spesso, soprattutto i pazienti giovani, hanno espresso il problema di sentirsi isolati, di non poter condividere la loro esperienza, e quindi la creazione di questa piattaforma è stata veramente apprezzata ed è qualcosa di importante per i pazienti. Allora, in questa slide potete vedere più informazioni, quindi c'è il link, vi potete connettere, e appunto poi avrete, ci sono due possibilità: c'è la possibilità o di chiedere più informazioni o di avere più informazioni, e questo, le informazioni sono date rispetto a diversi aspetti, può essere la qualità di vita, i trattamenti che sono disponibili, oppure aspetti come l'equità, la diversità, l'inclusione, oppure c'è anche la possibilità di accedere alla community, e anche questo potete vedere, quindi ci sono degli scambi tra le persone che fanno parte della community. Anche questo è importante, vedere come ci sono interazioni, e anche ci sono molte attività che sono organizzate, quindi dei training, dei webinars, dei meeting, per dare più informazioni riguardo questa tematica. E questo è giusto un esempio di uno dei progetti che noi supportiamo. C'è anche qui un link che si lega al sito web della DG Sante, dove ci La ringrazio sono molto, spiegazioni di tutti i dottoressa progetti, Fumagalli, delle informazioni per tutti i nonostante qualche progetti che sono problema al di audio, momento. secondo me Quindi la presentazione è stata potete vedere molto, molto un chiara video su per questo ogni progetto e programma. anche le Mi informazioni, pare quindi di c'è un capire pack di quindi che informazioni che sia in potete continua ogni progetto, quindi evoluzione, potete giusto? consultare, e Ogni appunto così potete work program vedere un po' di porta, più quello che portano noi aspetti, facciamo nel nuove contesto novità, del no? programma Ma YouForHealth, secondo in lei, particolare le del cancro. chiedo, E questa era è l'ultima in vista una slide. programmazione pluriennale oppure si andrà Adesso sono sempre poi avanti di disponibile work per program delle domande, attuali? resterò fino alla fine del webinar. Grazie. Ok, molto bene, molto bene. Allora, la ringrazio di nuovo. Ovviamente, come sapete, durante tutta la durata del webinar avete modo di scriverci le vostre domande che verranno fatte o alla fine delle relazioni di ciascun relatore e relatrice oppure alla fine del webinar stesso. Detto ciò, io passerei la parola alle dottoresse Emanuela Vesperini e Marina Silvia Scamardo dell'Ufficio 2. Programmazione sanitaria, professioni sanitarie, sistema informativo sanitario, dispositivi medici del Segretariato Generale del Ministero della Salute, che andranno a parlarci del ruolo dei punti focali nazionali del programma EU4Health, che è stato appena descritto, e in particolare delle azioni congiunte contro il cancro. Buongiorno dottoresse, buongiorno Emanuela, buongiorno Marina Silva. Buongiorno, buongiorno a tutti.
Prego, a voi la parola. Bene, grazie. Allora, intanto ringrazio gli organizzatori dell'evento, la dottoressa Salvi, nonché tutto lo staff che sta dietro alla messa in scena del webinar e alla collega Deborah che ha presentato il programma e ha permesso tutto, poi di introdurre quello che sarà il nostro focus sui punti focali nazionali. Vi porto i saluti del mio direttore d'ufficio, il dottor Nicoletti, che oggi non ha potuto presenziare per un impegno a Bruxelles. E ecco, vi parlerò appunto di quello che noi facciamo come ufficio qui al Ministero. Intanto è già stato parlato dei vari obiettivi del programma EU4Health di cui noi ci occupiamo. Queste sono quello che è un po' il framework della policy del programma, che poi viene appunto annualmente poi specificato, come si diceva precedentemente, nei vari obiettivi. Tutto questo proprio perché intorno al tema salute ruotano, così come è stato anticipato, vari programmi e vari fondi europei che possono essere tradotti come appunto l'EU4Health, ma non solo, l'Horizon Europe, il TSI, che è un altro, diciamo, supporto tecnico che ci permette di avere finanziamenti per quelli che sono le riforme strutturali all'interno del, diciamo, ed è un progetto più nazionale e altri ancora, come appunto il Digital Europe e altro. Questo, diciamo, ci tengo particolarmente per far notare come post pandemia il budget, il portfolio europeo sia incrementato in maniera esponenziale e come è stato anticipato, il programma del 2023 ha visto 735,8 milioni di euro, poi suddivisi nelle varie appunto strand principali, quali appunto l'affrontare le crisi pandemiche, così come altro, e in particolare anche sulla prevenzione e la vaccinazione, nonché sul cancro e sulla trasformazione digitale e anche sul rafforzamento del sistema sanitario e del personale sanitario. Questa fantastica sinergia che c'è tra la Commissione europea e la DEA che ci sostiene e appunto che è già stata appunto ben descritta dalla collega Fumagalli, in particolare vi volevo far soffermare come diciamo sì, Horizon Europe ha un grande budget, ma anche EU4Health negli anni è aumentato e il budget a disposizione della DEA, messo a disposizione da parte della Commissione europea, gestisce 4,7 miliardi di euro proprio stanziati in favore dei fondi e dei vari bandi che vengono poi suddivisi, come è stato detto, in grants e procurement. Si parlava prima di quanto l'Italia sia coinvolta e devo dire che rispetto al terzo programma che vedete qui precedente, il quarto programma EU4Health, sia per quanto riguarda i grants che i procurement, vede l'Italia comunque in una buona posizione, nel senso che quasi il 56, quasi il 50% dei progetti vengono firmati in prima linea dall'Italia come coordinatore di azioni o come leader di pacchetti di lavoro con un budget che portiamo, diciamo così, a casa a livello nazionale che è consistente, così come anche i procurement, dove comunque c'è una crescita, se notate, rispetto agli anni precedenti. Ecco che, diciamo, il nostro ruolo di National Focal Point per il programma EU4Health, vorrei appunto descriverlo all'interno di una joint action, che è appunto questa adesione a azioni congiunte promosse dalla Commissione europea e che vede proprio il ruolo dei National Focal Point quale diciamo rete tra i vari stati membri. Questa particolare joint action ci vede come coordinatori, l'Italia quindi è coordinatore della joint action insieme ad altri 19 beneficiari stati membri e 7 entità affiliate.
Il programma è partito a ottobre del 2021, il progetto ci vede appunto coordinatori insieme a un diciamo, socio, per così dire, che ci affianca in molte delle azioni, che è appunto il programma Mattone Internazionale Salute, che fa un po' da tradunion tra diciamo, la governance istituzionale nazionale e diciamo, i sistemi sanitari delle regioni. Gli assessorati piuttosto che le ASL, e cerca comunque di portare a maggiore adesione e conoscenza dei programmi europei, dei fondi europei a livello regionale, così come delle best practice, scusate, di alcune realtà regionali virtuose, come voglio dire, adesso mi cito il Veneto perché il nostro moderatore è di Verona, però insomma, ecco, portate anche all'attenzione degli altri stati membri, all'attenzione diciamo, del panorama europeo. Tutto questo, diciamo, si traduce in un lavoro che si sta facendo all'interno proprio dell'azione congiunta che riguarda i National Focal Point, che è uno dei prodotti di questa azione. In particolare è proprio il creare la sinergia tra gli stati membri per quello che sono diciamo, i punti focali, nonché quindi diciamo le reti nelle reti, dare comunque supporto affinché ci sia una complementarietà tra programmi, quindi una condivisione tra Horizon Europe, Life Plus, prima si citava la Cinea, così come cercare comunque di dare anche una sostenibilità a questi fondi, nel senso che parte il bando, si aderisce, si crea comunque un gruppo di lavoro e si spera che poi questo gruppo di lavoro possa anche nel tempo, al di là del tempo destinato al programma, al progetto, possa anche continuare nel tempo. Questo, diciamo, noi ne abbiamo anche un po' in un certo senso discusso, comunque affrontato, in quello che vedete qui nel riquadro, che è appunto un evento organizzato in collaborazione con la DEA, proprio per cercare di far dialogare non solo noi come National Focal Point del programma EU4Health, ma anche National Contact Point di altri programmi come appunto l'Horizon e altri ancora. Quindi diciamo il ruolo del National Focal Point svolge un po' il ruolo di catalizzatore per eventi che sono di diffusione non solo a livello nazionale come gli infodei sulla scia di quelli organizzati prima, come è stato fatto vedere prima dalla collega, come alla DEA organizza degli infodei proprio in occasione del lancio di alcune call, anche noi su quella scia poi organizziamo degli infoday nazionali. Allo stesso tempo però vengono organizzati dei workshop, dei training per, diciamo così, gli addetti ai lavori, proprio per rafforzare la sinergia, la collaborazione e evitare che ci siano delle sovrapposizioni di lavori o di, come dire, di progetti, proprio per ottimizzare il dialogo e, diciamo, la resa dei fondi europei. Questi sono, diciamo, solo alcuni degli infoday che noi annualmente e periodicamente organizziamo e sono aperti, diciamo, a tutti, a un pubblico molto ampio a livello nazionale. Oggi, appunto, il mio direttore di ufficio era impegnato in questo training organizzato all'interno della Joint Action, che è appunto sul training per cercare di rafforzare e di capire come può essere la strategia per portare avanti un lavoro, diciamo, di squadra. E allo stesso tempo vi mostro solo la locandina di un evento che abbiamo organizzato la settimana scorsa insieme ai National Contact Point di Erasmus+, Life, Horizon e ovviamente anche noi di EU4Health.
Questa può essere una slide un po' confusionaria, ma solo per farvi capire come poi noi, National Focal Point, abbiamo poi una grande rete intorno tra appunto programmi di ricerca, l'Horizon Europe, dove l'APRE, che è l'agenzia un po', diciamo, gemella del PROMIS, che affianca, i programmi dell'Horizon Europe, così come appunto l'AGENAS, che svolge a livello nazionale un grande supporto. Supporto per tutto quello che è appunto sistema sanitario nazionale, rafforzamento del sistema sanitario nazionale. Dunque, per concludere, vi lascio con appunto alcune delle nostre, diciamo così, caratteristiche che vertono intorno al National Focal Point, e vi lascio la parola alla collega, che vi parlerà quindi più nel dettaglio di quello che è appunto l'azione congiunta contro sul tema del cancro. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, di nuovo i saluti del mio direttore, saluto diciamo, tutti i presenti e ringrazio le colleghe che mi hanno anticipato alcuni concetti e mi focalizzerò un po' di più su quelle che sono delle azioni congiunte relative appunto al tema agro, portando alla vostra attenzione alcuni esempi di azioni congiunte che sono in questo momento in corso e che vedono la partecipazione attiva nel nostro paese, Come è stato diciamo, già detto dalle colleghe, il piano europeo di lotta contro il cancro è di fatto un vero e proprio impegno politico della Commissione europea ed è stato finanziato con 4 miliardi di euro, ma è tra questi 1,25 miliardi sono provenienti proprio dal programma EU4Health. Si incentra su tutto il percorso di malattia, sull'intero percorso e punta, diciamo, appunto a migliorare e ad attenzionare di quattro azioni chiave, che sono appunto la prevenzione, la diagnosi precoce, la diagnosi, il trattamento e il miglioramento della qualità della vita. Si basa su 10 iniziative faro che trovate qui sotto elencate, che sono veramente significative, veramente importanti, e ulteriori 32 azioni di sostegno che sono relative a ogni fase della malattia e che vengono in qualche modo finanziate da specifici progetti che vengono sviluppati all'interno di programmi particolari. Il quadro di lotta, diciamo, europea contro il cancro prevede quindi un quadro finanziario veramente, diciamo, importante. È un quadro pluriennale che va dal 21 al 27 e fornisce un insieme veramente variegato di opportunità di finanziamento a supporto, diciamo, della lotta contro il cancro. Quindi, come è stato già detto, abbiamo Horizon Europe, Digital Europe, Erasmus Plus. Nello specifico, noi come Ministero della Salute seguiamo molto il programma EU4Health, che si basa su quattro strand di azioni principali e, come vediamo, il cancro è un tema, diciamo, trasversale che abbraccia tutte quante le tematiche previste all'interno, diciamo, del programma. Se andiamo poi a dare un occhio a quella che è appunto l'allocazione finanziaria per le annualità, diciamo, già trascorse, vediamo, è la stessa slide che vanno mostrato le colleghe, vediamo che il finanziamento del cancro ricopre veramente una fetta importante di quello che è il budget totale del programma EU4Health. Vediamo nel dettaglio, per esempio, che nel 2021 abbiamo avuto il 24,9% del finanziamento destinato al cancro, nel 22 il 17,6% e nel 23 il 25,5%, che sono proprio dopo, diciamo, la parte di finanziamento dedicata alla preparazione alle crisi, è il secondo tema di finanziamento più importante. Se entriamo poi nel dettaglio delle singole annualità, vediamo che ogni singola annualità specifica delle sottotematiche particolari. Vediamo, per esempio, nel 2021 erano state attenzionate come tematiche quella, per esempio, di assicurare un accesso alle cure, ad alti standard di cure, piuttosto che un'attenzione particolare alla qualità della vita e alla telemedicina come temi.
nel 2022 è stata fatta, diciamo, un'attenzione particolare alle diseguaglianze nell'accessibilità al processo di cure, quindi un'attenzione anche al monitoraggio delle diseguaglianze. Nel 2023 vengono ripresi alcuni temi del 2021 e vengono aumentati in maniera veramente importante i finanziamenti per delle azioni che erano state ritenute molto importanti, che hanno portato dei risultati importanti e sono state, diciamo, rifinanziate. E trova spazio nel 2023 un importantissimo finanziamento relativo agli screening anche a seguito delle nuove raccomandazioni che sono state fatte dalla Commissione europea. Nello specifico, però, volevo portare alla vostra attenzione delle azioni specifiche, delle azioni specifiche sul cancro, in modo tale da approfondirne qualcuno come esempio. Noi, come Ministero della Salute, siamo chiamati a identificare le competenti authority che partecipano alle joint action. Le joint action sul cancro, in questo momento attive molto importanti, per esempio una di queste è la joint action CRANE. La joint action CRANE è una joint action che si pone un obiettivo veramente importante, che era quello di creare una rete europea che colleghi i centri oncologici nazionali e deve essere riconosciuta all'interno di ogni Stato membro, in modo da garantire delle cure e dei processi di cura più uniformi per tutti i cittadini europei. Si pone, diciamo, degli obiettivi veramente ambiziosi, ovvero quello di creare dei modelli, delle modalità operative da poter proporre a livello europeo e a livello dei diversi Stati europei. Questa joint action, data, diciamo, l'importanza che ha avuto, era già presente nel work program del 2021 con un finanziamento di circa 3 milioni ed è stata riproposta e ampliata nel work program 2023 con un finanziamento di 90 milioni di 90 milioni di euro, per fare capire proprio l'importanza. A livello nazionale, l'autorità competente per l'Italia è Alleanza contro il cancro, che è affiancata da diverse entità affiliate. Noi, come Ministero della Salute, il PROMIS, ma abbiamo realtà che vengono un po' da tutta Italia. Abbiamo il Mauger, il Pascale, la ASL di Reggio Emilia, l'Istituto Tumori, il Gemelli. Diciamo, è un quadro variegato e riprende un po' tutto il territorio. Abbiamo realtà che partecipano e vengono un po' da tutto il territorio italiano. E a questa joint action partecipano 25 paesi, proprio per stare a significare l'importanza di questo tipo di creazioni di reti. Un'altra joint action importante relativa alla creazione di network è la joint action Jane. Anche questa joint action era già presente nel work program 2021 con un finanziamento di 4 miliardi ed è stata ampliata con un finanziamento di 40,5. Praticamente questa joint action si pone di sviluppare a livello europeo nuovi network di esperti sul cancro e sulle condizioni legate al cancro ed è coordinata anche a livello europeo dall'Italia, nello specifico dall'Istituto Nazionale dei Tumori, e svilupperà nelle reti di esperti nel cancro, sviluppando specifiche tematiche. Saranno 7 reti, avremo, diciamo, la prevenzione primaria delle cure personalizzate, i sopravvissuti, le cure palliative, le tecniche di biologia molecolare, tutti temi veramente importanti per fare in modo che tutti i cittadini europei abbiano la possibilità di accedere ai più alti livelli di diagnosi e cure e in modo da uniformarli. Un'altra joint action, la cui azione chiave è legata alla qualità della vita e che ha avuto, diciamo, un'importanza particolare anche a seguito del Covid e della pandemia, è la joint action ICAN. ICAN è una joint action che si pone, diciamo, l'obiettivo di rafforzare la sanità elettronica e la telemedicina e il monitoraggio da remoto nella cura e nella prevenzione del cancro, in modo da offrire anche a pazienti che vivono, per esempio, in zone disagiate, la possibilità di accedere ad alti livelli di cura, ad alti livelli di prestazione e quindi di mettere nelle migliori condizioni non solo i pazienti, ma anche gli operatori sanitari per offrire un servizio elevato, con standard elevati. L'ultima joint action di cui volevo parlare, che ancora deve prendere
avvio e faceva parte del Work Program 2023, è una joint action molto importante relativa all'implementazione degli screening, del programma di screening, che a seguito della nuova raccomandazione testata per gli screening a livello europeo, si pone, diciamo, fra gli obiettivi quello di sostenere la piena attuazione a livello di popolazione generale negli screening del tumore al seno, del colon retto e del colon dell'utero, in linea con quelle che sono le iniziative della Commissione europea, e inoltre si sforzerà di verificare la fattibilità della pianificazione e della sperimentazione dei programmi di screening per le tre nuove neoplasie che sono state raccomandate, quindi per i tumori ai polmoni, per la prostata e per lo stomaco. E quindi è stata finanziata con un finanziamento di 31 milioni. Questa joint action verrà, diciamo, è stata individuata come autorità competente l'ISPRO della regione Toscana, alla quale si sono diciamo, candidate come affiliate identity la regione Marche, la regione Lombardia, l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo diciamo, l'Oncologico di Bari, l'Università Cattolica, le province di Firenze e di Bolzano, diciamo una realtà che opera quanto più possibile il territorio e in quanto si propone di razionalizzare e sostenere, diciamo, gli sforzi di tutti gli stati membri per approvare la proposta di raccomandazione che la Commissione europea si è proposta. Vediamo che questi tumori rappresentano di fatto il 51% dei tumori diagnosticati e quindi, diciamo, lo sforzo nella diagnosi precoce e nello screening è uno degli obiettivi chiave stabilito, diciamo, dalla Commissione europea, che ha finanziato non solo con il programma YouForEnt, ma anche un importantissimo finanziamento di Horizon Europe, questo tipo di tema. Di fatto, il take-home message è comunque di tutte queste azioni è che l'Europa unita, tutti i paesi uniti insieme, possono fare di più in modo tale da garantire a tutti i cittadini europei un'individuazione precoce del cancro, delle cure oncologiche eque, economicamente accessibili, di alta qualità e sostenibili per tutti i paesi. E questo è un po' il senso di queste azioni congiunte e degli sforzi che la Commissione europea sta facendo. Io vi ringrazio e ho concluso, diciamo, la mia presentazione. Lascio il riferimento del nostro contatto del Ministero come National Focal Point. Per qualunque domanda abbiate, noi, diciamo, siamo qua per fare un po' da facilitatori e per rendere, diciamo, quanto più possibile e quanto più accessibile la possibilità di partecipare, diciamo, l'accesso a questi finanziamenti. Grazie mille Marina, e noi abbiamo in realtà già una domanda che potremmo farvi ed è la seguente, poi vediamo insomma, se preferite che risponda Emanuela o Marina. Comunque Alberto ci chiede se i badge assegnati al programma possono subire variazioni in base alla rilevanza del progetto di ricerca. In particolare se il progetto presenta una sinergia tra più fondi. Ok? Chiedo a voi due oppure anche alla dottoressa Fumagalli se vuole dare un contributo anche lei successivamente alla vostra risposta. Come ho detto un po' nella presentazione, negli esempi che vi riportavo, è chiaro che le call nei finanziamenti hanno dei budget stabiliti, ma nel caso specifico, per esempio, delle joint action che ho portato alla vostra attenzione, quindi Jane e Crane, quindi queste due joint action che si occuperanno della creazione una di un network di centri oncologici e l'altra di network di esperti in tema cancro, l'alto valore e i risultati che si aspettano di ottenere da questo tipo di joint action hanno fatto sì che nel Work Program 2023 queste stesse azioni venissero riproposte e rifinanziate. Quindi, diciamo, ci sono state delle nuove call alla quale stanno aderendo più stati rispetto a quelli che avevano partecipato all'inizio, con, diciamo, obiettivi sempre più ambiziosi e sempre più interessanti dal punto di vista dei risvolti, diciamo, sui territori degli stati europei. Quindi, diciamo, i budget di per sé sono bloccati chiaramente per le singole call, però, dato l'interesse, diciamo, della Commissione europea all'ottenimento di risultati che possano essere poi implementati nel pratico e che quindi possano portare
dei frutti che vengano poi applicati chiaramente a livello, diciamo, dei singoli territori, le azioni possono essere riproposte, rifinanziate e possono essere rimodulate nei work program, per esempio, successivi o con la sinergia, come vi dicevo, per esempio, per quanto riguarda la joint action degli screening. Il programma, il Work Program 2023 prevedeva un finanziamento di circa 38 milioni per quanto riguardava gli UFO-RENT, ma la Commissione europea ha finanziato, se non ricordo male, quasi 60 milioni Horizon Europe per lo stesso tipo di obiettivo, proprio perché diventano delle priorità. Grazie mille, quindi diciamo che si dà una preminenza a quella che è la sinergia contenutistica e di attività, però bisogna prestare molta attenzione invece alla gestione separata dei budget, giusto, dottoressa Fumagalli? Ecco, questo è importante anche che non ci sia quello che noi diciamo double funding, quindi una certa attività deve essere poi rimborsata solo su un tipo di, sì, di fondo, non può essere chiesto il rimborso con diversi fondi, quindi per esempio anche dicevo prima ci sono questi operating grants, si chiamano, quindi che sono per il funzionamento di un'entità, per esempio. Se qualcuno appunto, se un'entità ha un operating grant e poi ha anche un action grant di un altro progetto, lo stesso costo non può essere messo su entrambi, quindi deve essere molto importante che i costi vengano separati. Questo però appunto all'interno anche di un, diciamo se parliamo di uno stesso annual work program e questo a livello di una entità, quindi questo è importante, non c'è double funding, altrimenti si possono avere appunto fondi da diverse fonti. E se no, anche giusto volevo dire, magari in generale, poi nell'annual work program, in ogni annual work program, specificato il budget che è assegnato a ogni topics e anche specificato nel call document quante proposte possono essere poi approvate, diciamo, sostenute. E poi le proposte vengono valutate, in base al merito poi vengono dati dei punteggi e poi le proposte vengono selezionate sulla base dei punteggi e sul budget disponibile. Questo anche volevo dire in termini di budget, eccetera. Quindi di solito c'è anche un budget assegnato ad ogni topic e quando ci sono le call competitive poi le proposte Certo, vengono selezionate sulla base del assolutamente, punteggio molto e sul budget d'aiuto, quindi disponibile per abbiamo quel la conferma del fatto particolare. che Può nell'ambito essere degli fondi europei d'aiuto anche fondamentalmente informazioni per complementari. partecipare è fondamentale instaurare dei sistemi attenti di monitoraggio e controllo sia delle attività svolte sia delle spese per evitare insomma quello che è appunto come giustamente diceva l'autoressa Fumagalli è il double funding che è un po' lo spauracchio diciamo per chi gestisce iniziative di questo tipo va assolutamente evitato. Bene, allora ringrazio tutte voi, quindi dottoressa Vesperini, Scamardo e nuovamente dottoressa Fumagalli per i vostri interventi e ora passerei alla parte finale del nostro webinar, grazie. E vorrei coinvolgere il dottor Maurizio Sabatini della Direzione Programmazione Economica dell'Ufficio Europa della Regione Lazio e con lui andiamo ad approfondire le attività della rete degli sportelli Europa regionale. Io le chiedo, per introdurre il suo intervento, che ruolo assumono quindi gli sportelli nell'ambito delle opportunità di finanziamento europee, in particolare nell'ambito di quelle che abbiamo appena affrontato. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ringrazio l'organizzazione, ringrazio i relatori precedenti perché mi hanno agevolato praticamente l'intervento. La Regione Lazio nel 2015 inizia un'attività di disseminazione di informazioni e di opportunità. Fino adesso abbiamo sentito parlare di opportunità che la Commissione europea mette a disposizione. Attraverso i fondi diretti oppure attraverso i finanziamenti che i ministeri mettono in campo. La Regione Lazio nel 2015, come vedete da questa slide, inizia un percorso di attivazione di sportelli territoriali al fine di raggiungere gli utenti e affiancare l'opportunità al fabbisogno. Logicamente noi come regione gestiamo dei fondi strutturali, dei fondi indiretti nel gergo, che sono intestati direttamente alla regione e fanno parte di alcuni dei fondi non diretti, quelli che sono stati invece presi
precedentemente illustrati dalle colleghe. La nostra rete è una rete su tre livelli, organizzata da un ufficio centrale che è in giunta regionale, logicamente. Abbiamo una struttura di informazione presso il Consiglio regionale e soprattutto abbiamo un portale che si chiama lazzeroa.it, che è il portale di riferimento dove sono presenti tutte le opportunità e tutti i finanziamenti che la Regione Lazio mette in campo. Inoltre, all'integrazione di tutto quello che sono le opportunità messe in campo da parte della Regione oppure messe in campo direttamente dalla Commissione europea, abbiamo creato una rete territoriale di sportelli, che sono in questo momento sono sei, sono posizionati nelle quattro province del Lazio, Roma per il volume che porta Roma come abitanti e come dimensioni. Sono presenti quattro sportelli, divise logicamente per Roma Nord, Roma Sud e due centrali. E in terzo livello noi abbiamo una rete di 101 sportelli punti Europa. Questi 101 sportelli e punti ci permettono, come vedete dalla cartina, di raggiungere e di avvicinare i cittadini a tutto quello che sono le opportunità, sia in materia di fondi diretti, ampiamente illustrati precedentemente, che in materia di fondi strutturali che gestiamo direttamente. In materia di cancro, logicamente, noi abbiamo delle misure nuove che fanno riferimento alla programmazione 2021-2027 sul Fondo Sociale Europeo. Quindi abbiamo delle misure di voucher a favore dei malati oncologici oppure assistenze a sportelli di ascolto. Quindi sono tutte attività, soprattutto di assistenza e, essendo finanziate dal Fondo Sociale Europeo, rivolte alle persone. I canali di informazione che sono importanti per noi per raggiungere i cittadini, come stavo dicendo precedentemente, sono in modo particolare il portale. Sul portale lazzeroa.it ci sono tutte le opportunità, sia quelle che vengono messe in campo dalla Commissione europea, sia quelle che vengono messe in campo dalla Regione e soprattutto negli ultimi anni tutte quelle che sono le opportunità che il PNRR mette in campo. Logicamente le nostre informazioni sono trasversali, non riguardano soltanto quelle che sono il cancro, quello che riguarda il cancro, ma riguardano tutti i finanziamenti che la Regione Lazio mette in campo. All'integrazione delle attività del portale abbiamo una newsletter. Questa newsletter nasce con l'idea di arrivare in modo particolare nei telefoni, proprio in modo brutale, usiamo questo termine, nei telefoni delle persone, il più vicino possibile all'utente, perché l'utente spesso trova difficoltà a trovare il luogo di informazione. Quindi il portale ha il lancio della notizia e tutta la documentazione. La newsletter informa non settimanalmente, ma ogni volta che esce un bando, quindi ogni volta dobbiamo dire qualcosa, usciamo immediatamente con la newsletter. E raggiungiamo la nostra rete di contatti, che in questo momento supera i 25.000 contatti. Oltre a questa operazione di newsletter e quindi di disseminazione di informazione, una delle difficoltà principali che hanno tutti gli utenti è quella di capire cosa permette di fare il bando, cosa permette di fare l'avviso pubblico. Quindi facciamo delle attività, dei webinar su Teams aperte con domanda-risposta, dove portiamo direttamente il dirigente che ha presentato il bando, che ha predisposto il bando. Queste sono giornate logicamente informative, aperte a tutti, basta registrarsi sul portale e uno può partecipare al bando. Facciamo questa attività logicamente in collaborazione con chi? Con quelle che sono, essendo una regione, con quelle che sono le organizzazioni principali che ci permettono i contatti con i cittadini, quindi le amministrazioni comunali, con ANCI Lazio, abbiamo un protocollo d'intesa, che è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, abbiamo un protocollo d'intesa con Neuncem, perché la Regione Lazio ha 378 comuni, nei 378 comuni 286 sono montani, quindi abbiamo interesse ad avere anche
misure che vanno a risolvere quei problemi che hanno solo quelle piccole realtà, perché la difficoltà in Regione Lazio è la presenza di Roma che ha un numero di abitanti superiore alle quattro province. Quindi arrivare direttamente nei comuni e utilizzare i comuni come veicolo di informazione verso i cittadini è stata una strategia che sta funzionando. Perché diciamo che sta funzionando? Perché abbiamo aumentato il numero di progettualità che arrivano dai territori. Quindi questa misura di informazione, disseminazione e di assistenza, spiegando i bandi, ascoltandoli, i 100 punti d'Europa che illustravo, logicamente sono fisici, quindi hanno dei front office dove potersi andare a rivolgere, sono tutti formati dalla rete, quindi hanno tutte le stesse informazioni, ok? E poi la cosa principale che ci interessa come regione è quella di conoscere i fabbisogni di tutti i territori. Logicamente come regione non conosciamo tutte le piccole realtà, quindi mappando i fabbisogni attraverso un applicativo, logicamente, riusciamo a calare i nostri interventi nel dettaglio. Facciamo l'esempio della zona di Rieti, di Amatrice, del terremoto, noi abbiamo una misura e dei finanziamenti per i 14 paesi colpiti dal terremoto, del cratere, e quindi lì abbiamo deciso di uscire con finanziamenti specifici per loro. Poi abbiamo altri protocolli d'intesa, tra i quali con la regione siciliana, e abbiamo sul territorio finanziato l'apertura di quattro incubatori di impresa attraverso il Fondo Sociale Europeo. Come regione abbiamo inoltre ulteriori 10 incubatori di impresa che ci permettono di intercettare il mondo del lavoro e quindi di avvicinare l'opportunità al fabbisogno, che è l'azione principale del servizio ufficio Roma. Per concludere, questi sono gli sportelli, queste sono le sedi che in questo momento abbiamo sul territorio. Cos'altro dire? Aggiungerei soltanto un'informazione sul portale. Il portale ci permette di organizzare incontri specifici. Quindi, se abbiamo necessità di arrivare a macro aree riferite al turismo, in modo particolare del Lazio, oppure a casistiche particolari, attraverso il portale è possibile anche prenotare incontri e quindi potersi rivolgere allo sportello più vicino. Quindi io vi ringrazio dell'attenzione, credo di essere stato nei tempi concessi e se ci sono domande sono logicamente a disposizione, lascio i miei recapiti che stanno qui, eccoli qua, e grazie a tutti. Grazie mille, dottor Sabatini, è stato assolutamente nei tempi e io vorrei fare i complimenti a lei e a tutte le relatrici che l'hanno preceduta per come hanno condotto questi interventi molto molto interessanti e non vedo domande da proporre, quindi io vorrei allora ringraziare nuovamente tutte le persone che hanno partecipato e che si sono interessate, che hanno fatto domande e rimando nuovamente al prossimo webinar che ricordo si terrà di martedì, non di giovedì come abbiamo fatto fino ad oggi, sarà il 5 dicembre e andremo ad approfondire tutti gli aspetti psicologici della malattia. Ovviamente vi ricordo che le slide e le registrazioni di questo webinar saranno a disposizione nel giro di poco tempo sul portale del Formes. Detto questo, vi ringrazio nuovamente e auguro buona giornata a tutte e a tutti.